Una candidatura con i cittadini e le cittadine palermitane che sono stanche di assistere a questo spettacolo. Stiamo vedendo forze politiche che si mettono insieme non con un programma, non con un'idea di città, ma soltanto sulla base di sommatoria di forze, facendo della campagna elettorale di Palermo le primarie per poter poi decidere chi deve essere il candidato alla presidenza della regione. Noi siamo interessati a dare le risposte ai problemi di questa città. Noi vogliamo dire come vogliamo rendere pulita Palermo, come vogliamo levare le salme dei rotoli, come risolvere il problema della mobilità a Ponte Corleone piuttosto che in Via Belgio. Vogliamo affrontare i problemi delle palermitane e per fare questo lo dobbiamo fare liberi delle confusioni che le altre forze politiche stanno portando sulla città. Lunedì l'ex ministro Boccia aveva aperto all'ipotesi di un campo largo a sostegno alla candidatura di Franco Micheli. Evidentemente la presentazione di questa lista chiude la porta a questa ipotesi. A novembre noi abbiamo invece aperto a tutte le forze politiche l'opportunità di sedersi e mettersi insieme intorno a un programma. Abbiamo lanciato un'iniziativa tematica che si chiamava Tu Splendi Invece, in cui indicavamo idee e soluzioni ai problemi della città. E avevamo chiesto a novembre a tutte le forze politiche di potersi mettere insieme a ragionare delle soluzioni e soltanto dopo indicare qual è il miglior nome, la miglior squadra per risolvere i problemi. Mi sembra che nelle forze politiche sia accaduto esattamente il contrario. Si è partito dal Totonomi, nomi tutti rispettabili, che indicano un impegno sicuramente di forze politiche, ma senza un programma, senza un'idea, non capiamo sulla base di che cosa si stanno mettendo insieme. E poi una cosa la vogliamo dire anche con chiarezza alle palermitane e ai palermitani: ma questi signori dove sono stati in questi anni? Quando c'era da occuparsi dei problemi di Palermo, quando c'era da dare risposta alle tante criticità, dove sono state? L'interlocuzione con Davide è sicuramente un'interlocuzione antica, siamo stati entrambi all'opposizione a Palermo, ci conosciamo da tanto tempo e con i suoi consiglieri comunali sicuramente abbiamo lavorato insieme, e quindi mi auguro che questo patrimonio possa essere messo a sintesi e possa essere messo a fattor comune. La Galla, per quanto mi riguarda, è ancora ad oggi l'assessore della giunta Musumeci, è l'assessore di una giunta sovranista. Non basta candidarsi a sindaco per diventare magicamente civici, e quindi noi, rispetto a questa candidatura che non riteniamo di rottura ma riteniamo sicuramente di sistema, vediamo anche una di quelle candidature che vuole offrire la conta per la fase successiva, cioè sulla regione. È probabile che le forze politiche che li rappresentano vogliono contarsi per poi poter scegliere il presidente della regione.